La galleria commerciale con gli showroom, i negozi, il centro direzionale, le aree ristoro e gli stand. E qui l'hotel a 5 stelle. Un centro commerciale. No, no. Un polo del lusso. Mi dica la verità, a cosa serve il polo del lusso? Signor Carlo, lei non ha la minima idea di che cosa significhi essere un imprenditore in questo paese. Servono dei liquidi, no? Per il tuo polo. Come vede, è molto estesa. Occupa la maggior parte del sottosuolo. Quanti metri? Sabbia? Circa 8. Un sacco di soldi. L'assistente del signor Gandolfi? Sì. Paolo Caoli, sono un giornalista a Firenze. Se ce l'abbiamo fatta, no, per me è tutto. Ma scusa, c'è gente piena di soldi che cerca proprio quelli come te, persone in gamba con dei progetti. No, io preferisco avere tutto sotto controllo. Peccato che non ci sia Piero a vederti, sarebbe stato orgoglioso di te. Questa struttura non è un traguardo, ma l'inizio di un'era. Di un tempo scandito da grandi opere, da quell'ingegno di cui tutti noi dobbiamo andare orgogliosi. Oggi noi qui scriviamo una pagina fondamentale per la storia di questa terra. Una pagina della quale, credetemi, saremo tutti fieri.